Dovrebbe essere attivo anche l'audio, chiediamo scusa per i problemi in avvio. Squadre già in campo, i quintetti sono Visentin, Provenzano, Drigo, Zampolli ed Ingrosso per il Nardò. Mentre per Catanzaro di coach Furfari abbiamo Gobbato, Locci, Scala, capitano Andrea Procopio e con il numero 0 Franco Gaetano in avvio di stagione, ricordiamo, alla Lamezia. Punteggio sul 2-0 per il Nardò, che ora sbaglia un'altra conclusione. Il rimbalzo è di Matti Drigo, lo scarico fuori per Johnny Zampolli. Primo mini parziale di 5-0. È stata saltata a causa di problemi tecnici l'intro della gara. Dicevamo che Catanzaro è il fanalino di coda di questo girone C e pertanto sarà costretto a passare dalla lotteria di playout. Scusate, ma abbiamo qualche problema tecnico in tribuna stampa. La rimessa sarà per Catanzaro. Dal fondo sarà rimessa in gioco da Franco Gaetano. 7-2, il primo mini parziale dei Granata. Franco Gaetano fuori per Procopio, che prova ad ordinare lo schema ai compagni. Zampolli va a vuoto difensivamente. Il tiro da due punti di Procopio, che accorcia le distanze. Visentin fuori per Ingrosso. Nove a quattro il punteggio con 3 minuti disputati. Ingrosso dentro per Visentin, che appoggia i due punti, subisce il fallo e andrà per il viaggio in lunetta. Punteggio sul 11-4, 6:50 da giocare. Non abbiamo il punteggio in sovraimpressione quest'oggi per purtroppo qualche influenza che ha colpito i nostri collaboratori in tribuna stampa, ma ci impegneremo a fornirvelo vocalmente. Visentin sul primo ferro con il tiro libero supplementare. 6:45 da giocare e ancora, ricordiamo, il primo quarto in campo. Intanto anche il numero 4 Mark Lazar, la palla persa della Mastria Vending Catanzaro, lanciato in transizione Zampolli, va ad appoggiare i due punti. Immediato timeout per coach Antonino Furfari, che ovviamente è costretto a bloccare le idee di gioco brillanti dei Granata in questo avvio. Una gara che stenta a decollare in casa Frata Nardò. 6:32 da giocare, 13-4 il punteggio in avvio e time out ordinato da coach Antonino Furfari, che proverà a risalire la china per i suoi. Una squadra, ricordiamo, Catanzaro, rimaneggiata da un paio di settimane con le partenze di Medizza, Dell'Uomo, Calabretta ed anche Mavric. Una squadra che quindi sarà ancora di più costretta, qualora già la classifica non fosse stata definitiva, una gara quindi, una squadra, scusate, che
sarà costretta a passare dal treno dei playout. Ci auguriamo per loro che possa andare come sperato, ovvero raggiungere la salvezza poi a fine campionato. La palla dentro per Loci, che ricordiamo ha iniziato questo campionato con la maglia di Battipaglia, una stagione abbastanza sfortunata anche per lui. La Battipaglia Catanzaro viaggiando sempre nei bassi fondi delle classifiche, cambiando solo il girone dal D al girone C. Palla persa intanto per i calabresi, 13-4 il parziale. La tripla di Zampolli è lunga, il rimbalzo è di Francesco Scala, poi Clasar in palleggio, prova ad ordinare la calma, chiama lo schema, dentro per il taglio backdoor di Procopio, lo scarico per Franco Gaetano, la tripla di Franco Gaetano, che è uno dei maggiori prospetti under 20 italiani, convocato anche in nazionale giovanile poche settimane fa. Un ottimo giocatore Franco Gaetano, anche lui ha iniziato la stagione con la maglia di Lamezia Terme, poi con il ritiro dei Lametini è stato costretto, anche non troppo, a riaccasarsi a casa sua praticamente, in quel di Catanzaro. Con questa è una rimessa dal fondo, il Nardò, rimessa che sarà presa in carico da Johnny Zampolli. 13-7 il parziale, con 5 minuti e 10 da giocare. Riceve Matteo Drigo, scarica fuori per Federico Ingrosso, che ha tutto lo spazio del mondo ma sbaglia, la va a sparare sul primo ferro, viene sputata via questa conclusione del numero 4 salentino. Loci fuori per Scala, probabilmente non ha nelle sue corde il tiro da tre punti, un po' impacciata Catanzaro, che però almeno in questo avvio riesce a stare alle calcagna del Nardò, sotto di 6 lunghezze, 4-48 da giocare. Drigo fuori per Zampolli, nessun cambio ancora per coach Gianluca Quarta sulla panchina granata. La tripla di Stefano Provenzano, che nel frattempo ritorna in campo dopo un lungo infortunio che gli ha portato a saltare diverse gare con la maglia dei Neretini. C'è Goran Bielic sul cubo dei cambi quando Clasar sbaglia una conclusione del 6-75. Loci gioca sul perno con Vittorio Visentin, un'ottima difesa di Visentin. Ora Clasar, stavolta finta la tripla, è bravissimo Provenzano, poi salta sull'ultima finta di tiro. Rimbalzi offensivi consecutivi conquistati da Catanzaro, un altro, e poi coach Quarta si infuria ovviamente dalla panchina. La Frata riesce ad andare dall'altra parte anche col fallo che non viene fischiato. Drigo ordina di arrestare il gioco perché ha subito un colpo proibito al volto, si tocca il naso, poi dà la mano all'arbitro chiedendo un fallo. Il direttore di gara chiede scusa, il fallo c'era quindi ma non è stato visto evidentemente il direttore di gara. 18-7, meglio un errore in avvio forse che un errore nel finale di gara da parte degli arbitri. In campo anche Cosimo Commissora per Catanzaro, commisso difeso da Federico Ingrosso. Nardò con la difesa a uomo, 18-7 il parziale in avvio. Drigo, lo scarico fuori per Clasar, senza difesa Clasar, sul primo ferro. Provenzano si getta sul pallone, la transizione di Johnny Zampolli che li palleggia davanti a Procopio, quasi perde palla. Johnny Zampolli subisce per un fallo. Ingrosso fuori per Zampolli, sfrutta il fondo Johnny Zampolli, lo scarico per Drigo che quasi indisturbato tenta la tripla, poi la sfera tocca la struttura posteriore del canestro ed è quindi palla persa per il Nardò sul parziale, ricordiamo, inchiodato sul 18-7, 3 minuti e 10 da giocare, poi sarà fine primo quarto al
palla Andrea Pasca. Il palleggio di Procopio. Locci. Drigo per Provenzano. La palla persa dei Granata. Alberto Razzi sul cubo dei cambi. 2.50 da giocare. Fuori Provenzano, dentro il numero 11 Alberto Razzi a rifiatare la guardia nativa di Matino. E dopo diverse gare ai box è rientrata da titolare praticamente contro Catanzaro. Gaetano fuori per Klasar. Klasar ancora in palleggio. La difesa di Mati Drigo che cerca la stoppata. Influisce però sulla conclusione del giovane numero 4 dei calabresi. Coach Quarta ordina. Suona la sveglia, anzi, in casa Toro. Gaetano dentro per Bielic. Arriva un fischio arbitrale. Il fallo è di Alberto Razzi sulla penetrazione di Franco Gaetano. Saranno due liberi per il numero 0 degli ospiti. 18-9 il parziale. Potrebbe accorciare le distanze Franco Gaetano. Realizza il primo Franco Gaetano. 18-10, 2 minuti e 30 alla sirena finale del primo quarto. Sbaglia il secondo. Il palleggio di Federico Ingrosso. Esce dai blocchi Razzi. Poi Drigo, che vuole giocare a due con Gaetano. L'esperienza contro la freschezza di Gaetano. Drigo poi sbaglia l'appoggio al ferro a favorire il rimbalzo di Procopio. La transizione, lo scarico fuori ancora per Gaetano, che cerca di iscriversi al registro dei protagonisti di questa 24esima gara su un parquet comunque difficile quale il Palandrea Pasca, violato più volte quest'anno, ma un autentico fortino negli anni precedenti. La scippata di Drigo ai danni di Gaetano. La transizione di Razzi che lancia Goran Bielic a canestro. Poi Razzi raccoglie l'errore di Bielic e va ad appendersi a due mani. Alberto Razzi, più sveglio di tutti al rimbalzo, salta sulle maglie rosse della Planet Catanzaro e schiaccia a due mani in faccia ai due difensori. Lo scarico fuori per Klasar, la palla persa della Mastria Vending. Il cambio ordinato da coach Furfari. Entra Paolo Frascati, esce con il numero 5 Cosimo Commisso. 1:25 da giocare. 20-10 e il parziale in favore di Granata, con Matti Drigo che serve le mani di Alberto Razzi, poi una serie di passaggi fuori dai 6,75 metri. Lo scarico dentro per Goran Bielic, che cerca uno scarico per i compagni, poi preferisce il semigancio di sinistra. Locci non riesce a bloccare l'avanzata del montenegrino. Intanto è pronto anche Roby Banac sul cubo dei cambi per far rifiatare il numero 7 Mati Drigo. Fiato e non solo per Mati Drigo, perché evita coach Gianluca Quarta di far commettere ulteriori falli al numero 7. Ingrosso fuori per Banac. Razzi, Zampolli, Ingrosso, ancora Zampolli, si alza, finta la penetrazione, poi spara da tre punti, la manda dentro per il più 15. Fermato Frata, 30 secondi e poi suonerà la sirena in questo finale di primo quarto. In campo anche Gobbato, il fratello di Enrico Gobbato, che gioca anche esso in questo girone
Sì, con la maglia di Giulianova. Lui però è Gianmarco, in forza a Catanzaro, il numero 23. Il Lunetta Celoci, il direttore di gara, consegna la sfera nelle mani di Andrea Loci, che realizza il primo libero. Coach Quarta vuole esaurire la sospensione del primo quarto, la ordina adesso a 20 secondi dalla fine per sfruttare al meglio l'ultima azione offensiva, che con ogni probabilità sarà affidata alle mani dei Granata. Direttori di gara che quest'oggi sono Matteo Spinelli di Roma e Andrea Coraggio di Sora. Venti secondi ancora quindi da giocare, un primo quarto abbastanza agevole per il Nardo, con coach Quarta che ha richiamato a sé i suoi per ordinare la prossima azione offensiva, che con buonissime probabilità sarà l'ultima azione di questo primo quarto. 25-12 il parziale, Granata. Arriva il fischio dal tavolo dei giudici di gara, siamo pronti a ricominciare. C'è anche un cambio nelle fila di Catanzaro, Stefan Malkic col numero 8. In grosso fuori per Zampolli, ancora 10 secondi per concludere l'azione offensiva per il Nardo. Arriva un fallo commesso da Klasar con il numero 4. Banak fuori per ingrosso, la penetrazione dal lato destro cade al suolo, un uomo dei calabresi. Banak poi raccoglie il rimbalzo, non riesce ad appoggiare l'ultimo canestro per il Nardo. 25-12, arrivano comunque gli applausi dalla panchina Granata. Termina qui il primo quarto di gioco con il parziale di 25-12, firmato da una buona frata Nardò, che indubbiamente potrebbe fare di più, ma che si sta limitando ad arrivare alla via del canestro per portare a casa i due punti agevoli quest'oggi. Ancora 1:30 e poi sarà secondo quarto. Ancora 25 secondi, squadre già in campo con il Nardò che presenta Zampolli, Razzi in grosso, Banak e Goran Bielic, mentre coach Furfari, che ha probabilmente già preventivato la sconfitta qui a Nardò su un campo comunque difficile, getta nella mischia Gianmarco Gobbato, Klasar, Franco Gaetano con il numero 8, Stefan Malkic, e con il numero 18 Paolo Frascati. Inizia qui con palla in mano a Catanzaro,
il secondo quarto della 24esima giornata al Palandrea Pasca. C'è già un fischio dopo 8 secondi. Fallo granata e rimessa laterale ovviamente in zona d'attacco per la Planet Catanzaro. Gobbato fuori per Clasar, una ottima gara quella di Clasar, ancora Gobbato, penetro dal lato destro, supera Bielic, realizza due punti e forse subisce anche un fallo che però non viene ravvisato. 25-14, Razzi sale al ferro, appoggia due punti. 27-14, va a ristabilire le distanze. Poi Gobbato con un'altra penetrazione, probabilmente troppe disattenzioni sui palleggi ubriacanti di Gianmarco Gobbato. Quale sostanza, coach Furfari? C'è Locci sul cubo dei cambi, dall'altra parte c'è Michelino Dell'Anna per dare sostanza in difesa alla Frata Nardò. Fuori Federico Ingrosso, dentro il numero 5, Michelino Dell'Anna. Realizza il primo libero intanto Gianmarco Gobbato. 9:22 da giocare, 27-15 il punteggio ovviamente in favore del Nardò. Zampolli quando viene fischiato un fallo in attacco. La rimessa battuta intanto da Gobbato. Ancora Gobbato. Fallo in attacco però. Chiede il numero 8. Blocco irregolare in area, 27-15 il punteggio, 8:50 da giocare. Rimessa dal fondo che è stata già battuta dal numero 5 Michelino Dell'Anna. Neretino Doc entrato in campo da pochissimo. Zampolli fuori per la tripla di Alberto Razzi sul primo ferro, rimbalzo di Locci che serve immediatamente Clasar. Clasar spinge con palla in mano, 8:25, Clasar arretra, finta il tiro da tre punti. Locci vuol giocare a due con Bielic, poi scarica per l'arresto e tiro dalla media di Frascati che subisce un fallo. Forse dovrebbe ora un attimo accelerare la Frata perché rischia di prendere sotto gamba la gara e rischia di far risalire questo Catanzaro giovane ma comunque combattivo al Palandrea Pasca. Realizza il primo Frascati. C'è Mati Drigo sul cubo dei cambi. Sbaglia la seconda conclusione Paolo Frascati, più 11 Frata. Procopio al cambio per Catanzaro, il palleggio di Zampolli fuori per la tripla di Roby Banac, corta, non è proprio nelle sue corde, esattamente nelle sue corde il tiro da tre punti, però Banac con tantissimo spazio ci ha comunque provato, a mio modestissimo parere ha fatto bene, salvo però non realizzare questo tentativo dai 6:75. Il salvataggio in extremis di Razzi sul passaggio di Zampolli, la palla persa di granata, Clasar per Frascati. Frascati vuole attaccare, Johnny Zampolli va a tirare in arretramento. Ordina il time out coach Gianluca Quarta, time out che viene ravvisato ora dal tavolo dei giudici di gara. 7:35 da giocare, 27-16 il parziale granata. Granata che probabilmente non stanno
disputando una partita grandiosa, 27-18. Errata corrige, è stato aggiornato in questo istante il tabellone segna punti. Dicevo, Granata che probabilmente non stanno giocando la miglior pallacanestro della stagione, complice anche una gara apparentemente facile sulla carta contro la Mastria Vending Catanzaro, che è sì ultima in classifica, ma che comunque è arrivata combattiva in ogni caso al pala Andrea Pasca, e si ritrova ora sul meno 9. Ancora qualche istante, poi si rientra in campo Procopio, Locci, Gobbato, Malkic e Frascati per Catanzaro, Drigo Zampolli, Razzi, Michelino Dell'Anna e Goran Bielic per il Nardò. Johnny Zampolli si veste da playmaker, serve Michelino Dell'Anna, poi Goran Bielic sbraccia in area, finta il tiro, scarica fuori per il tiro di Michelino Dell'Anna, realizzazione da due punti del numero 5. 7-15 minuti da giocare, 30-18 il vantaggio accumulato dalla Frata, che ora conquista un rimbalzo difensivo con Drigo, ancora Zampolli nelle vesti di playmaker, accelera dal lato destro, scarica fuori per Matti Drigo, che avrebbe avuto tantissimo spazio da tre punti. C'è un fischio arbitrale, forse un fallo degli ospiti, il fallo del numero 8, ovvero Malkic, e la rimessa sarà dal fondo affidata alla Frata Nardò, alle mani in particolare di Michelino Dell'Anna, che attraversa tutta l'area, va a battere la rimessa dal fondo per la ricezione di Matti Drigo, che non decide di non sfruttare la linea di fondo. Zampolli ricomincia, la palla fuori ancora per Drigo, dentro per Bielic, Bielic attacca Gobbato, la buona difesa di Gobbato, è costretto a forzare Goran Bielic, ma sfrutta i centimetri, vorrebbe anche un fallo che non viene ravvisato. 32-18 e Pavle Mijatovic sul cubo dei cambi vuole gettare nella mischia il giovanissimo montenegrino, classe 2001, coach Gianluca Quarta, senza paura. 32-20 il punteggio, e Mijatovic sul cubo dei cambi con Bielic, che avrebbe anche spazio per l'arresto e tiro, ma vuole la giocata due con Locci, cerca l'aiuto di Matti Drigo. Adesso c'è un fallo palese commesso da Malkic, che si lamenta, ma abbastanza consapevole di aver commesso questo fallo. Dentro Mijatovic, fuori Alberto Razzi. Rimessa laterale in favore del Nardò. Zampolli fuori per Michelino Dell'Anna. Un scarico fuori per la tripla di Bielic. Sul primo ferro c'è un fallo. È proprio di Mijatovic che sbraccia al rimbalzo. Appena entrato commette il primo fallo Pavle Mijatovic. Trentadue venti, 6 minuti da giocare, 2 liberi per il numero 18 Paolo Frascati. Ha già esaurito il bonus la squadra granata, mentre 3 sono i falli commessi da Catanzaro. Idee del basket aiutano Paolo Frascati, la palla che si impenna sul secondo ferro e poi va a superare il fondo della retina per il 32-21 e seconda occasione della lunetta per lui. Realizza anche questa, fa un 2 su 2 con una mano glaciale dalla linea corta, meno 10 Catanzaro, 5.57 da giocare. Mijatovic per Michelino Dell'Anna, fuori per Drigo, esce dai blocchi Mijatovic, arriva l'aiuto di Bielic a bloccare sull'attacco di Johnny Zampolli, c'è spazio per Michelino Dell'Anna, ora per Mijatovic, dentro per Bielic che si gira sul perno e appoggia, si fa per dire, i due punti dalla media distanza, 34-22. Federico Ingrosso sul cubo dei cambi dall'altra parte, c'è Cosimo Commisso con la maglia numero 5 della Planet. Gobbato fuori ancora per Frascati, dentro per Locci, lasciato troppo solo
dalle maglie bianche del Nardò. Gara ancora in bilico. Alfa Landrea con il toro sul più 10. Il blocco di Bielic, il palleggio di Zampolli, raddoppiato inizialmente dalle maglie dei calabresi. Fuori per Michelino Dell'Anna. Lo scarico per Johnny Zampolli. Dentro Federico Ingrosso. Fuori Johnny Zampolli, fuori Gobbato dall'altra parte, dentro con numero 5 Commisso, la rimessa laterale nella metà campo offensiva. È affidata alle mani di Michele Dell'Anna, riceve Ingrosso, è asfissiante la difesa calabrese, forse c'è anche un fallo. Aveva in base il cilindro Cosimo Commisso, il cilindro di gioco di Federico Ingrosso, non è stato fischiato nulla, anzi era suonata addirittura la sirena dei 24 secondi, 4 minuti e 40, ha finto il tiro Procopio, va ad appoggiare i due punti ma non ci riesce, il rimbalzo di Gaetano che lotta, realizza e subisce il fallo, 34-26 con la possibilità del viaggio in lunetta. Per i calabresi c'è Stefano Provenzano pronto ad entrare in campo e Johnny Zampolli a colloquio in panchina con coach Quarta. Fuori Michelino Dell'Anna, dentro Stefano Provenzano. Ancora qualche istante, poi Franco Gaetano sarà prontissimo a tentare il suo libero aggiuntivo con il tabellone che indica il meno 8 di Catanzaro. Sbaglia il libero, va a conquistare il rimbalzo ma soltanto dopo aver commesso una invasione. È entrato anzitempo in area Franco Gaetano. 34-26, 4 minuti e 30 da giocare. Provenzano sfrutta il blocco di Matti Drigo, fuori per Bielic, poi Mijatović. Mijatović che attacca il centro ma commette infrazione di passi in partenza. Pavle Mijatović, ricomincia pertanto la Planet Catanzaro, il palleggio di Procopio, poi Locci col semigancio di destra. 4 minuti da giocare, il fischio arbitrale, Johnny Zampolli sul cubo dei cambi, visibilmente arrabbiato il numero 55 di Granata. Fuori Mijatović, dentro sicuramente un giocatore più esperto quale Zampolli, perché la gara rischia di immettersi su dei binari non prettamente positivi per il Nardò. Non è questa assolutamente la gara da far andare sui binari sbagliati, ma sono ben altre. 4 minuti da giocare ed ora è solo più 6 della Frata. Bielic per Drigo, c'è Provenzano pronto a ricevere il passaggio consegnato, lo scarico in angolo a Zampolli che si arresta e tira dalla media per i due punti che valgono il rinnovato più 8 del Nardò. 3:40 da giocare. Il blocco di Gaetano, la penetrazione sul fondo di Procopio. Frascati in arretramento ancora con la mano destra, troppo disattenta la difesa granata. 36-30, lo scarico fuori per Drigo, Zampolli di mano destra, Zampolli attacca l'area, arretra ancora, serve Bielic, c'è un fallo su Goran Bielic, saranno due i liberi a disposizione del numero 24, un fallo abbastanza palese. Si lamenta Gaetano ma dentro se stesso sa di aver comunque commesso questo fallo. 3:17, minuti da giocare. Bielic realizza il primo libero, più 7 Frata, realizza anche il secondo per il più 8. Poi c'è un fischio arbitrale perché ci sarà un cambio, fuori Frascati, dentro Klasar per il coach dei calabresi che è Antonino Furfari. 3:10,
da giocare, e poi sarà intervallo lungo al Palandrea. 38-30 il parziale in questo istante. Gaetano dimenticato dalla difesa granata, commette però infrazione di passi su questo arresto in area. 38-30, 3 i minuti da giocare esatti, con palla in mano a Federico Ingrosso, dentro per Provenzano, fuori per Drigo. Drigo da due punti a bersaglio. Mati Drigo per il più 10. Vuole nuovamente in campo Francesco Scala, coach Furfari per Catanzaro. Gaetano il consegnato per Procopio, e quest'oggi veste, ricordiamo, i ruoli di capitano per gli ospiti. Procopio fuori per una tripla tentata ma sparata sui ferri da Commisso. Arriva un fischio arbitrale, c'è un fallo presumibilmente di Drigo. Il fallo è di Federico Ingrosso su un tagliafuori. Non è assolutamente d'accordo c'è Gianluca Quarta, che si vede ricevere anche un'occhiataccia dal direttore di gara. Saranno due liberi per Franco Gaetano, che ha la possibilità di accorciare nuovamente le distanze e provare a riacciuffare granata come in precedenza. Ci stava quasi riuscendo la Planet di Catanzaro. Realizza il primo Franco Gaetano. C'è anche Anthony Tirtishnik sul cubo dei cambi. Ad uscire sarà probabilmente Federico Ingrosso dopo aver commesso questo fallo. Ingrosso che ora recupera il rimbalzo difensivo, si arresta e tira nella metà campo offensiva. Il dentro fuori della sfera sui ferri. Clasar fuori per Procopio, che finta la tripla, poi attacca Zampolli in arretramento. Procopio è corto, rimbalzo ancora servito Procopio. Catanzaro continua a combattere, guadagna un altro rimbalzo offensivo. Il Palandrea Pasca cerca di risvegliare gli animi dei granata. Vizentin e Tirtishnik sul cubo dei cani per Ingrosso e Bielic. 40-31 dall'altra parte. Fuori uno stanco Franco Gaetano, dentro Malkic e Zampolli in lunetta per due liberi. Realizza il primo Johnny Zampolli. Fa 2 su 2 dalla lunetta, portando il granata più 11 ad 1 minuto e 54 dall'intervallo lungo. Klasar, la difesa di Tirtishnik. Il fallo di Tirtishnik. Gli arbitri abbastanza dal fischietto facile quest'oggi, un fallo evitabile per cercare di aumentare i ritmi di gioco al Palandrea Pasca, che sono davvero troppo spezzettati dai fischi arbitrali di quest'oggi, forse un po' tantini per quello che si sta vedendo in campo. Klasar realizza il tiro libero, ne avrà un altro a disposizione. Attualmente è meno 10 per Catanzaro. Ordina la calma coach Antonino Furfari. Procopio cerca istruzione alla panchina. Il rimbalzo di Drigo, un altro fischio, stavolta il fallo però è commesso da Catanzaro, dal numero 3 Scala. Ed ora saranno due liberi per Mati Drigo. Abbiamo parlato dei troppi fischi, non a caso entrambe le squadre sono in una situazione di bonus falli già esaurita, pertanto si continua a viaggiare in lunette e si continuerà da qui alla fine del secondo quarto di gioco, con il punteggio che ora è di 43-32 dopo il primo libero realizzato da Drigo. Fa 2 su 2 la rimessa ovviamente di Catanzaro, che riparte sulla pressione difensiva a tutto campo ordinata da coach Gianluca Quarta. Riesce a superare la linea di metà campo Catanzaro, la palla dentro per Scala, poi fuori per Procopio, che finta costantemente il tiro da tre punti con tanto spazio
realizza dalla media, 44-34 per il Granata. Zampolli sfrutta il blocco di Visentin, poi fuori per Tirtišnik. Zampolli aveva visto la presa di posizione di Tirtišnik in posizione di guardia. La palla persa però del Nardò, non si sono capiti i due. Tirtišnik è entrato da pochissimo col 28-15 del Palandria, che deve ancora tentare una conclusione. Sta però disputando una grandissima gara difensiva l'ucraino. Zampolli chiede di aspettare per dare una mano sulla ricezione di questa rimessa dal fondo. Guarda il tabellone Gianni Zampolli, vuole probabilmente anche giocare con il cronometro. Zampolli dentro per Visentin, c'è Tirtišnik da servire in angolo, ma preferisce giocare con il piede per realizzare i due punti facili. Vittorio Visentin per il più 12 Granata. Klasar sbaglia la conclusione da tre punti, la palla supera la barra superiore del canestro, pertanto viene fischiata la palla recuperata tra virgolette del Nardò, che ora avrà 20 secondi esatti per concludere l'azione d'attacco. Zampolli, il blocco di Visentin. Zampolli si arresta e tira dalla media e va a realizzare ad 8 secondi dalla fine, infuriato coach Furfari. 48-34 con una difesa che però risulterà fondamentale, tantissimo spazio per Klasar che manda a bersaglio anche questa. Si conclude qui la seconda frazione, 48-37, con qualche ululato dagli spalti, forse anche giustificabile. La Frata resta comunque avanti su Catanzaro, ci sono ancora 20 minuti da giocare. La gara non finisce qui, noi ci risentiamo tra poco più di 10 minuti.
siamo ritornati dal Palandrea Pasca. Il parziale è di 48-37 in favore dei Granata, che ora rientrano in campo con Provenzano in grosso, Visentin, Zampolli e Mati Drigo, mentre Catanzaro di coach Antonio Furfari entra in campo con Locci, Gianmarco Gobbato, Franco Gaetano, Andrea Procopio e quest'oggi il capitano dei calabresi Clasar con il numero 4. 48-37, ricordiamo il parziale inizia qui, il terzo quarto di gioco al Pala Andrea Pasca di Nardò. Catanzaro, fanalino di coda che sta almeno in questi primi 20 minuti ha messo in difficoltà la formazione di coach Gianluca Quarta. C'è una infrazione messa da Vittorio Visentin. Rimessa quindi battuta da Catanzaro dal fondo. Locci per Procopio. Procopio fuori per Gaetano. Poi Clasar prova a penetrare dal lato destro. La buona difesa di Federico Ingrosso, servito Gaetano che batte con il primo passo Matidrigo, poi non è perfetto sulla conclusione Gaetano, il punteggio rimane inchiodato. Zampolli fuori per la tripla di Stefano Provenzano, che non è chirurgico in questa occasione. 9 minuti da giocare, Gobbato alza il sottomano di mano destra ma è abbastanza fuori misura. C'è già Drigo che con la tripla va a firmare il più 14, 51-37 dei Granata. Procopio va a sbracciare con il braccio destro, 8:35 da giocare, il rimbalzo è Granata, 8:30. Zampolli ritorna da Provenzano, ancora Zampolli, il blocco a sinistra di Visentin, blocca il palleggio Zampolli, si cerca ancora Provenzano al suolo, Gobbato dopo aver subito un colpo proibito al volto da parte di Visentin, fallo in attacco quindi del numero 19, è il primo fallo commesso da Vittorio Visentin. Procopio per Clasar, centralmente Catanzaro, penetra a destra Clasar, si gira sul lato sinistro, poi è corto il semigancio del numero 4. Ancora Zampolli con tutte le responsabilità del caso, sbaglia il passaggio Zampolli, la frata è troppo disordinata già da metà secondo quarto. Catanzaro cerca di approfittarne, ora lo fa con Locci, 51-39. Drigo fuori per Provenzano, più 12 Nardò, 7:35 in grosso, sfrutta centralmente il campo, poi preferisce le mani di Matidrigo che dalla media sbagliano ancora. Visentino cerca di gettarsi sul pallone, quasi si tuffa sulla panchina ospite, arriva un'altra palla persa dei Granata che guidano sì di 12 lunghezze. Zampolli non è certamente contento di questa squadra e lo si vede sul proprio volto. 7:15, Gobbato cerca dentro le mani di Gaetano che nel frattempo sbracciano contro Provenzano. Clasar da 3 punti, il dentro fuori sul ferro, altrimenti coach Quarta sarebbe stato secondo me costretto ad ordinare la sospensione. Zampolli fuori per Provenzano che ritorna nelle mani del numero 55, fuori per Drigo da 3 punti. Tante conclusioni da fuori per i Granata che però stanno tirando con percentuali bassissime. Palla rimessa in gioco, Visentin stoppato, va a subire il fallo. Il fallo di Clasar che dalle retrovie ha gettato una manganellata sul braccio destro di Vittorio Visentin, che ora è in lunetta per due tiri liberi del possibile più 14, più 14 che la frata aveva già toccato
pochi minuti addietro. Zentin realizza il primo libero senza toccare i ferri, perfetta la conclusione del numero 19. Da fastidio Locci al rimbalzo, rischiando anche un fallo tecnico. Procopio centralmente, ben difeso da Ingrosso, lo supera dal lato sinistro, va ad appoggiare due punti. Procopio 52-41, 6-20, un po' molle la difesa di Granata, che dà per scontate tante scelte di Catanzaro, subendone poi le conseguenze. A fil di sirena Zampolli tocca il piede di Locci, cronometro resettato a 14 secondi per l'infrazione commessa. 52-41, non un vantaggio che può permettere al Nardò di dormire sogni tranquilli, indubbiamente, perché mancano ancora 16 minuti complessivi di gioco. Provenzano sfrutta il fondo, scarica fuori per Zampolli. Gobbato l'aveva anche anticipata. Questa palla la manda però fuori, troppo forte il passaggio che stava per arrivare nelle sue mani. C'è un colloquio tra il direttore di gara ed il tavolo dei giudici. Gioco che sta per ricominciare. Mati Drigo da tre punti sul primo ferro, con ancora basse percentuali al tiro dei Granata. Il palleggio di Procopio, gobbato dentro per Locci. Locci di semigancio destro, sbaglia ancora Locci. 52-41, 5-30. Zampolli ancora nelle mani di Procopio. Canestro realizzato ancora da Catanzaro. Ingrosso accelera, attacca Locci di mano sinistra. 52-43 con coach Quarta che chiama la sospensione al tavolo. Ora Procopio, la Planet ha la possibilità di accorciare nuovamente. Poi Drigo è sontuoso in difesa e stoppa l'appoggio di mano sinistra. Di Procopio, gobbato con la rimessa dal fondo. 14 secondi disponibili in attacco per Catanzaro. Procopio che arresta e tira in aria ancora solissimo. Il rimbalzo di Gaetano, dormiente la difesa del Nardò. 52-45, meno 7 di Catanzaro. Una gara indubbiamente presa sotto gamba dai Granata, anzi palesemente più che indubbiamente. 4:56 da giocare, siamo nel terzo quarto. Catanzaro che ovviamente sta risalendo, ora sono 7 i punti di svantaggio degli ospiti. Si soffre anche con l'ultima in classifica, che ha tra l'altro smobilizzato nel corso delle ultime due settimane con tante partenze, quella di Dell'Uomo, quella di Mediza, quella di Mavric, che se non ricordo male è stata la prima di questa sessione invernale. Tante partenze, quindi un roster indubbiamente che è sceso di livello, quello dei calabresi, con la Frata che ora a 4:56 dalla fine si ritrova a soli 7 punti di vantaggio. Coach Quarta cerca di sbraitare in panchina per svegliare i suoi. 52-45 il punteggio, squadre che ritornano in campo, stessi quintetti da una parte e dall'altra. Coach Furfari che sta cercando di far ruotare i suoi quanto più possibili. Sono entrati tutti in campo i giocatori
Il coach Furfari, tranne ricordiamo Markovic che in ogni caso è infortunato ma è presente soltanto per onor di firma al referto. Drigo subisce il fallo da parte di Gobbato. Secondo fallo di Gobbato. 4:40 da giocare. Drigo fuori per Zampolli, blocco di Visentin. Arretra Zampolli, alza il tiro dalla media, Gaetano lancia la transizione offensiva di Catanzaro che termina però oltre la linea di fondo. Complessivamente non una bellissima gara di pallacanestro, ne abbiamo indubbiamente viste di migliori, l'importante però in casa Nardò sono i due punti. Ricordiamo che si arriva a questa gara sia con l'infortunio di Simone Bonfiglio di una caviglia che dovrebbe in ogni caso rientrare settimana prossima, ma si arriva anche da più di 40 giorni lontani dal Palla Andrea Pasca in una gara ufficiale, quindi non si disputa una gara ufficiale da una quarantina di giorni qui al Palla Andrea. Non ci sono però tantissime scusanti per la gara di quest'oggi che era sulla carta molto facile per la Frata Nardò, con Gaetano che appoggia altri due punti. 54-47 con Federico Ingrosso che scarica fuori per Mati Drigo, dalla media due punti per Drigo che arrivano, ristabilisce la distanza a più 9, non ancora un vantaggio del tutto rassicurante per i Granata. Procopio finta la tripla, potrebbe tirare, aveva tantissimo spazio a propria disposizione. Klasar dentro per Loci, Loci contro Visentin, Loci col semigancio di destra, Visentin per la transizione guidata da Provenzano, la tripla di Federico Ingrosso a bersaglio. Federico Ingrosso c'è Bielic sul cubo dei cambi, la tripla di Klasar a gelare in palla Andrea Pasca, quindi Bielic per dare manforte nell'area pitturata, è pronto ad entrare in campo. 2:35, Provenzano fuori per Zampolli, vede il tappeto rosso sulla linea di fondo, lo sfrutta come Johnny Zampolli. 6-1, 5-0, più 11 con il doppio cambio per coach Furfari. Entrano in campo Scala e Malkic, vedremo chi sarà, chi saranno anzi i due ad uscire. Un fallo di Provenzano in ritardissimo difensivamente sull'appoggio a canestro di Loci. Dentro Bielic, fuori Mati Drigo, fuori Gaetano per Scala. C'è anche un altro cambio ma solo se realizza, dice Malkic, quindi Loci in lunetta per due liberi. Malkic non è ancora entrato in campo quando mancano 2 minuti e 14 alla fine del terzo quarto. 61-50 il punteggio sul tiro libero, sul primo tiro libero sbagliato da Andrea Loci. Realizza il secondo quando si alza anche Alberto Razzi dalla panchina, fuori Stefano Provenzano. Visentin per Ingrosso che ora fa il playmaker, ordina lo schema. Bielic per Zampolli che voleva un fallo in uscita, fallo che a nostro dire c'era e come, costretto a fare quasi tutto da solo. Razzi forza la tripla, manda a bersaglio Alberto Razzi. 64-51, 1:40 da giocare. Procopio attraversa tutta la linea di fondo, scarica fuori per Gobbato, ora in difficoltà Catanzaro, fallo in attacco e non viene fischiato i danni di Bielici, viene però lanciata la transizione di Ingrosso che fa sbattere il pallone i piedi di Gobbato. È stato bravo Federico Ingrosso ed anche Scaltro
rispetto a Gobbato, in una situazione di difficoltà, è andato a guadagnare furbescamente questa rimessa dal fondo e sarà battuta proprio dal numero 4. 1,29 da giocare, più 13 per i Granata. Bielic finta il tiro dalla media, vuole attaccare Scala che fisicamente è molto più piccolo di lui, preferisce lo scarico su Visentin. C'era un raddoppio su Bielic ed ovviamente un compagno doveva matematicamente essere libero. Procopio stoppato da Bielic, arriva poi Razzi, con troppa foga commette questo fallo. Il fallo è proprio di Alberto Razzi. Coach Furfari getta nuovamente dentro Cosimo Commisso, fuori Klasar. ...66-51... minuto e 13, realizza il primo libero Procopio. Realizza anche il secondo, ricomincia Federico Ingrosso con palla in mano. Zampolli non sfrutta il blocco di Visentin, lancia ancora Federico Ingrosso per la tripla, è corta la conclusione del numero 4, più 13 Frata. Meno di un minuto al termine del terzo quarto, il palleggio di Procopio. Ora sarebbe importante, molto importante, questa difesa in casa Nardò. Buona difesa chi arriva, perché forza la conclusione dei 5 metri frascati. Zampolli dall'altra parte, non arriva il canestro ma arriva un buon fallo subito. Andrà in lunetta Johnny Zampolli per due tiri liberi. Ancora Klasar sul cubo dei cambi. Fuori Gaetano, anzi fuori Gobbato, chiedo scusa, per il Leonardo. Fuori Ingrosso, dentro Michelino Dell'Anna. Fa rifiatare il numero 4, coach Gianluca Quarta. In emergenza play Leonardo quest'oggi, ricordiamo, dell'assenza di Simone Bonfiglio per un lieve infortunio subito in settimana. Sbaglia il primo libero Johnny Zampolli, non felicissime le percentuali al tiro, possiamo dire, di entrambe le squadre quest'oggi. Realizza però il secondo, 67-53. Non è l'ultima azione del terzo quarto, perché c'è una grande discrepanza tra i due cronometri di circa 16-17 secondi. Continua ad attaccare Catanzaro con ancora 8 secondi a disposizione per concludere la propria azione offensiva. Frascati contro Zampolli, rischia di commettere passi, viene stoppato totalmente da Vittorio Visentin. Zampolli rallenta, vuole sfruttare tutti i secondi a propria disposizione. Fa per sfruttare il blocco di Visentin, va dal lato opposto, scarica per la tripla di Bielic, a bersaglio Goran Bielic. 70-53, conclusione di terzo quarto con i fuochi d'artificio. Un'ottima tripla che permette di allargare il vantaggio Granata. 70-53. Partono i due minuti di pausa al pala Andrea Pasca. Catanzaro che ora è costretto ad inseguire un po' più di prima, se prima si era riavvicinato a 6 lunghezze di svantaggio. Ora si ritrova a 17 lunghezze di svantaggio, che non sono poche da recuperare in soli 10 minuti di gioco. Qualche numero fino a questo istante: abbiamo gli 11 punti realizzati da Drigo, 19 di Jonathan Zampolli e i 13 di Vittorio Visentin con la casacca del Nardò. 13 quelli di Franco Gaetano per Catanzaro e 11 quelli di Andrea Locci sotto canestro, che ha fatto una buona gara dalle sue parti. Si rientra nel campo, in realtà mancano ancora una quarantina di secondi, infatti i direttori di gara chiedono di rientrare un attimo in panchina.
Michele Dell'Anna, Goran Bielic, Federico Ingrosso, Alberto Razzi e Vittorio Visentin. Per coach Gianluca Quarta, commisso Klasar Malkic. Scala e Frascati sono i cinque uomini, i cinque uomini gettati nella mischia da coach Antonio Furfari. Frascati fuori per Scala di Catanzaro, questo primo attacco nel quarto quarto, stoppato Malkic che voleva un fallo che assolutamente non c'era. Ingrosso fuori per Alberto Razzi, vuole la linea di fondo Razzi, deve per forza scaricare in angolo da Bielic, ma capisce tutto la difesa ospite. La transizione dall'altra parte, arriva un fallo che porta Malkic in lunetta. Ricordiamo il punteggio 70-53, 9 minuti e 29 al termine della gara. Fuori Malkic, dentro Gaetano. Realizza il primo libero Klasar. Realizza anche il secondo, si prende tantissimo tempo sulla lunetta Klasar, meccanica di tiro lenta in questa occasione per lui. Extra passo per Michelino Dell'Anna in attacco per il Nardò, la palla che tocca i piedi di Klasar, sarà rimessa dopo che quest'ultima scivolata via, rimessa laterale per il Granata. Michelino Dell'Anna a batterla, più 15 Nardò, 70-55 in grosso. Il coach Battistini ora a guidare l'offensiva del Toro, lo scarico fuori per la tripla di Goran Bielic che non va a bersaglio. Klasar attacca il fondo, Bielic va per la stoppata, si accusa del fallo. In lunetta ancora numero 4 di Catanzaro, 7 punti all'attivo alla fine del terzo quarto. Sbaglia ora il primo libero, una gara comunque sostanziosa quella di Klasar. Al rimbalzo Razzi, Visentin e Bielic per i Granata. 8 minuti e 56 ancora da giocare del quarto quarto. Klasar incrementa il bottino punti di fine terzo quarto realizzando questo secondo libero. Procopio sul cubo dei cambi, pronto a rientrare in cabina di regia per i calabresi. Bielic attacca il fondo, è raddoppiato, c'è anche un fallo clamoroso di Gaetano non fischiato. Dentro Procopio, fuori uno stanco Klasar. 70-56 il parziale. Con 8 minuti e 43 da giocare, rimessa affidata sempre a Michelino Dell'Anna, riceve Bielic, ha spazio da 3 punti, alza la parabola, e 6.75, vuole ricominciare il gioco Vittorio Visentin. Federico Ingrosso dietro la schiena per Visentin, che spara però sui ferri, la palla 2 di Michelino Dell'Anna che si getta la freccia, premia il Nardò. Rimessa laterale per Michelino Dell'Anna che il cuore oltre l'ostacolo si getta e guadagna il possesso grazie alla freccia.
Drigo da una parte, Locci dall'altra, fuori Visentin per il Toro, dall'altra parte esce Francesco Scala, ovviamente per Andrea Locci. Riceve in grosso Michelino Dell'Anna, arretra da tre punti, spara ma sul secondo ferro Procopio Gaetano. Locci fuori per Procopio, la grande difesa di Michelino Dell'Anna, Procopio è costretto a sparare corto in arretramento, 70-56 il parziale, la transizione come un treno di Federico Ingrosso che poi arriva stanchissimo e con poca lucidità appoggia male al ferro, Procopio con razzi che gli spegne la luce, ancora Clasar sul cubo dei cambi, Frata non è brillante in attacco ma razzi spegne la luce al terzo tempo di Procopio. Rimessa dal fondo per Frascati, riceve Commisso che sbaglia il tentativo dalla media con tutta fretta, Cosimo Commisso ancora in grosso come un treno, sbaglia anche stavolta, un po' disturbato la difesa ospite. Clasar contro tre maglie bianche, la palla recuperata dal Nardò, Bielic si getta al suolo, viene fischiato fallo, non è d'accordo Goran Bielic, troppi fischi ed un gioco un po' troppo spezzettato quello del Palandrea Pasca. Clasar, il blocco di Locci per Commisso, il giro palla di Catanzaro, la palla dentro per Frascati, arriva un fallo, sette minuti da giocare, 70-56 il parziale. Drigo per Michelino Dell'Anna, ancora in grosso blocco di Bielic, in grosso dentro per Bielic, arriva un fallo finalmente fischiato ai danni del numero 24, 6 minuti e 45 da giocare, più 14 per la Frata Nardò in una gara non entusiasmante ma dove ricordiamo sono vitali i due punti per i Granata, un po' meno per Catanzaro che comunque si trova 8 punti sotto la penultima posizione, condannata oramai credo anche matematicamente ai playout. Bielic realizza uno dei due liberi, più 15 per la Frata Nardò. Gaetano per Clasar, rifiuta Clasar il passaggio in angolo per Gobbato, vorrebbe fare tutto da solo, supera Drigo, c'è un fallo in attacco su Michelino Dell'Anna che non è visto dalla coppia arbitrale, due punti per gli ospiti. A bersaglio in grosso dentro per Bielic, gioco davvero troppo confusionario quello in campo sia da una parte che dall'altra. 6 minuti e 15, Procopio entra in campo per Commisso, riesce comunque a mantenere sulla doppia cifra il vantaggio la Frata Nardò che ora getta alle ortiche un'altra ghiotta occasione nelle mani di Drigo.
Bielic contro Locci, il semigancio di destra, Locci lotta e realizza contro Goran Bielic, meno 11 Catanzaro, c'è un cambio, si alza Johnny Zampoli dalla panchina, granata, non vuole rischiare nulla, Gianluca quarta, il blocco di Goran Bielic, i palleggi di ingrosso, Drigo dentro per Bielic, il taglio di razzi stoppato da Klasar, ricambia il favore Catanzaro dall'altra parte, prima la stoppata di razzi alla sinistra della nostra postazione, poi stoppato invece razzi in terzo tempo alla destra delle nostre telecamere, 5 minuti e 41 fino a fine gara, ancora da giocare, 71-60 il punteggio che vede avanti l'Andrea Pasca di Nardò con la penetrazione indisturbata di Klasar. Drigo in grosso, razzi dentro per Drigo che realizza con il fallo, riporta a più 11 granata con la possibilità di andare a più 12 perché ci sarà un viaggio supplementare dalla linea dei liberi, fermati Drigo. Gaetano fuori per Procopio, non si capiscono i due, palla persa per gli ospiti, Drigo per Razzi, Zampoli fuori per Bielic, la tripla di Bielic, 77-62. Arriva la palla a due con la freccia che premia Catanzaro, 77-62 il punteggio attualmente, gara tutta nelle mani della Frata Nardò, 4 minuti e 30 da giocare, Procopio dentro per un compagno, chi è Gobbato, subisce il fallo di Bielic, Gianmarco Gobbato, fratello ricordiamo di Enrico, in forza al basket Giulianova. Sbaglia il primo libero Gianmarco Gobbato. Quando mancano 4 minuti e 27 alla sirena finale, realizza il secondo. Zampoli ordina la calma ai compagni e probabilmente era anche il momento di ordinarla, perché la Frata può iniziare pian piano anche a giocare col cronometro. Fallo in attacco ed è il quinto fallo di Bielic, tre falli fischiati praticamente nell'arco di due minuti, fuori Bielic, dentro Vittorio Visentin per andare a coprire a livello di centimetri e peso l'area pitturata del Nardò. Franco Gaetano dentro per Locci, Locci gioca due con Visentin, la buona difesa di Vittorio Visentin, punteggio sempre inchiodato sul più 14 Nardò. Drigo mostra le mani per ricevere ma Zampoli vuole rallentare e giocare come detto in precedenza con il cronometro. Zampoli dentro per il taglio di Drigo, poi l'area si era oramai intasata, la transizione di Catanzaro porta ad un fallo e due liberi facili conquistati da Gobbato,
forse rischiosa la scelta presa da Zampolli di rallentare nella metà campo offensiva. Si sarebbe potuta costruire meglio una azione offensiva che avrebbe potuto poi portare due punti o tre al Nardo, che però ha perso palla nell'occasione precedente ed ha portato questi due liberi di Gobbato, che non sfrutta il primo. Non sfrutta anche il secondo, 3 minuti e 30, con la Frata che guida più 14, in grosso sul fondo, dentro per Visentin, poi Drigo, l'extra pass per Alberto Razzi che alza la parabola, la palla scivola oltre la struttura del canestro ma non tocca la parte posteriore. La tripla di Zampolli, ancora un altro errore ma anche un altro rimbalzo di Mati Drigo. Zampolli accelera, scarica ancora per Drigo, questa è un'ottima conclusione. Infatti Mati Drigo spara da tre punti e porta a più 17 il Toro. Gaetano contro Visentin, senza indugi attacca Gaetano, viene fischiato un fallo probabilmente abbastanza inesistente dentro Pavle Mijatovic, vedremo al posto di chi. Fuori Razzi come prima, dentro Mijatovic. Gaetano realizza il primo libero. Più 16 in questo istante per i Granata. 80-64 il punteggio, 80-65 a 2 minuti e 50 da fine partita. Fuori Gianmarco Gobbato, dentro Commisso. Li ha ruotati tutti coach Furfari in questa gara, hanno fatto un'ottima gara qui a Nardò i suoi ragazzi, squadra giovanissima dopo le partenze, ricordiamo, di queste settimane, partenze comunque pesanti per il roster calabrese. Procopio fuori per Gaetano che rifiuta la tripla. Gaetano scarica per un compagno che è ancora Procopio, palleggia in aria, poi forza la tripla sui ferri, numero 9. Il rimbalzo di Zampolli che apparentemente non vuole accelerare, vuole un blocco. Ne arrivano due, uno di Visentin ed uno di Ingrosso. Visentin che si getta in aria, la palla dentro, non si sono capiti i due, non ha preso posizione Vittorio Visentin, un po' molle sotto i ferri. La tripla di Klasar, coach Quarta ha a disposizione ancora due timeout, potrebbe pensare di ordinarne uno con la Frata che ora è sul più 12. Visentin dentro per Zampolli che recupera un pallone perso. Zampolli da tre punti a bersaglio, salva, se così possiamo dire, il Nardò da una eventuale possibile rimonta di Catanzaro, che sarebbe potuta partire proprio dalla tripla di Klasar realizzata pochi istanti fa. 83-68, ristabilisce le corrette distanze Johnny Zampolli. Fuori Klasar, dentro nuovamente Paolo Frascati. Procopio contro Visentin, c'è un mismatch tra i due, Visentin è più lento ma non si fa battere da Procopio. Lo scarico fuori per la tripla di Commisso, ancora a segno Cosimo Commisso. ...83-71... 1 minuto e 15 da giocare. Ingrosso, Anthony Tirtishnik sul cubo dei cambi, arriva un fallo commesso da Catanzaro, sarà rimessa ancora per il Nardò perché è solo il quarto di squadra commesso dagli ospiti. Dentro Tirtishnik, fuori Johnny Zampolli, sotto la standing ovation del Palandria Pasca, vero trascinatore Johnny Zampolli, che ha indubbiamente
incrementato i 19 punti già realizzati dopo tre quarti. Avrà superato indubbiamente il ventello non di poco. Visentin, Mijatovic con due under in campo, il Nardò in grosso con due secondi sul tabellone. Si gira Visentin, alza il semigancio di destra allo scadere a fil di sirena e realizza l'85-71. Anche Gerry Scardino sul cubo dei cambi. Kirtešnik recupera il rimbalzo, batte Procopio, vuole giocare con il cronometro Kirtešnik. Drigo in grosso realizza Drigo per Kirtešnik che rifiuta di tirare rispetto agli avversari. 87-71, termina qui la gara, due punti per la Frata. Era questo l'importante, una buona gara comunque negli ultimi 20 minuti da parte del Toro. Noi vi salutiamo, ci risentiamo domenica prossima sempre alle ore 18 per altre emozioni che ci farà sicuramente vivere la Frata. Andrea Pasquanardò, da Egidio Bollino, grazie per averci seguiti ed una buona serata a tutti.